Gioia, tristezza, paura, rabbia. Queste sono alcune delle emozioni che si possono provare quando ci relazioniamo con il cibo. Sì, avete sentito bene. E se anche il cibo avesse dei sentimenti? Scopriamo cosa potrebbe succedere in questo video. Sono così contento con il mio grosso secchiello di popcorn. È la cosa migliore da fare al cinema. Non ci separeremo mai più. Ehi, che fastidio! Mi è finito un chicco tra i denti. Provo a toglierlo bevendo un po'. Oh oh, arrivano le onde? Non me l'aspettavo. Ma sono riuscita a resistere. Non ti libererai facilmente di me. Che hamburger delizioso! E adesso una gomma per i miei denti. Non è rimasta molta. Finiamola. Sembra sia arrivato il momento di dare una bella pulita. Cos'è questo odore di cipolle? Qui servono strumenti potenti. Questo spazzolino dovrebbe fare al caso mio. Ecco qui. Che pizza meravigliosa! L'odore è inebriante. Non aspetterò un secondo di più. Chi ha spento le luci? Ma che? Sono nella bocca di qualcuno? Oh no! Questi peperoncini sono più piccanti del previsto! Salve, c'è qualcuno qui? Adesso è più sopportabile. Posso mangiarne ancora. È il momento di un piccolo esperimento. Il primo passo è aprire questa grande bottiglia di Coca-Cola. Oh, quanta frizzantezza. Adoro fare le bolle. Non è abbastanza. Voglio ricreare una vera esplosione. Vedo il bersaglio, mi preparo a sganciarmi. In arrivo! Boh. Perché mi hai voluto spaventare? Comunque tieniti forte. Oddio, ci mettiamo una pietra sopra? Troppo tardi. Sta funzionando, fantastico. Basta, ti prego, basta. Oh, è stato incredibile! Voglio qualcosa di particolare, come queste caramelle acide, per esempio. Comando speciale biochimico in azione. Devo cospargere l'aria con la sprezza dei limoni. Molto più intenso di quanto mi aspettassi. Basta così, grazie. Un attimo, tutto questo lavoro per niente? È una decisione così difficile da prendere. Ciambella oppure broccoli? Broccoli oppure ciambella? Non pensarci, scegli me. Sono indecisa. Ok, broccoli, è una scelta dietetica e salutare. Sarò, ma io ti posso rendere felice. Non so che fare. Ok, prendo i broccoli. E li fiondo via. Eccomi, ciambellina mia, come ho potuto anche solo pensare di non scegliere te. Che fortuna! Ho un lecca-lecca! Sì, è una fortuna avermi, sono d'accordo. Manca qualcosa. Ma certo, polvere di zucchero! Adoro tuffarmi! Sono pronta? Trattengo il fiato e andiamo! È
è venuto benissimo. Così è ancora più buono. Gelato e film, combinazione perfetta. Anche io adoro i film d'azione. Che bello che abbiamo gli stessi gusti. Oh, sono così stanca. Ehi, rimettimi nel congelatore. Sta diventando troppo caldo qui. Non resisto. E va bene, lo hai voluto tu. Prendi questo. Oh no, il gelato si è sciolto. E si sta versando dappertutto. Non mi resta che berlo come se fosse un frullato. Tieni quella cannuccia lontana da me. È comunque delizioso. Le M&M's che preferisco sono quelle gialle e rosse. Ok, le dovrei aver prese tutte. Mangiamo! Oh, pista da ballo! Coraggio, ragazzi, facciamo vedere di che cosa siamo capaci! Siamo qui con voi, ragazzi! L'invasione delle M&M's ha inizio! Cosa? Ci mangia? Fuggite, sciocchi! Le mie M&M's si stanno sparpagliando! Ferme, non mi sfuggirete! Mentre non c'è nessuno in giro... mi posso sbafare questo Kit Kat? Tutti pronti per la missione segreta. Il campo è sgombro. Via, muoversi! Non vedo l'ora di mangiarmelo. Oh, ciao, Zack! Hi. Meno male, non mi ha visto. Per fortuna non ha notato nulla, altrimenti avrei dovuto dividere. E invece questo è tutto mio. È sempre divertente osservare le cose da una diversa prospettiva. Pensateci la prossima volta che mangiate un Kit Kat o un gelato. Siamo sicuri che vi scapperà un sorriso, ma tutto questo cibo mi ha fatto venire una fame. I vostri pancini non brontolano? Direi che è arrivato il momento di andare in cucina. Buon appetito!